Per me è importante fermare le guerre perché tutti potremmo essere felici. Per me è importante fermare le guerre perché muoiono un sacco di persone, perché si rendono spaventate, arrabbiate e tristi le famiglie. E poi non credo che sia molto divertente stare ore e ore a uccidere le persone. E poi si distruggono case, palazzi e monumenti, molto importanti. È importante fermare le guerre perché così puoi stare insieme agli altri e così puoi fare amicizia. È importante fermare le guerre perché così non morirebbe più nessuno, anche perché così le famiglie possono trascorrere più tempo fra di loro. È importante fermare le guerre perché possono mettere a disagio delle persone che hanno famiglie. È importante fermare le guerre perché così tutte le persone che la fanno possono vivere una vita come tutte le altre. È importante fermare la guerra perché sennò la pace, la felicità e l'armonia non esisterebbero e noi bambini non saremmo felici e contenti. È importante fermare la guerra perché ci sono troppe persone morte e se non ci fosse la vita sarebbe migliore e tutti sarebbero più felici. È importante fermare le guerre perché fermeremo le persone che uccidono le altre persone in guerra o cittadini. Piuttosto di fare la guerra, facciamo la pace, quindi spegniamo tutti i carri armati, togliamo tutte le palle dentro i cannoni, buttiamo via le munizioni di tutti i tipi di pistole, buttiamo via tutti i pugnali. E tutti i guerrieri del mondo impareranno cosa vuol dire fare la pace. Fermare le guerre è molto importante perché certe persone possono farsi del male e morire. Quelle persone che si vogliono salvare muoiono per colpa di quelli che fanno la guerra. La nostra vita è una sola ed è tanto sacra e non ce ne abbiamo infinite, non ce ne abbiamo mille e non ce ne abbiamo neanche cento. Quelli che fanno la guerra non gliene frega niente delle persone che stanno male, gliene frega soltanto di loro stessi. E le guerre non sono delle cose belle, ma sono delle cose brutte. È importante fermare le guerre perché muoiono un sacco di persone per motivi che si possono risolvere anche a voce. È importante fermare le guerre perché possiamo incominciare noi a fare la differenza mostrandoci forti e volenterosi. E vorremmo un mondo anche più pacifico e in pace tra grandi e piccoli. Non è bello vedere persone che soffrono per colpa di altri. Per me è importante fermare la guerra perché le persone innocenti possono morire e poi se qualcuno per sbaglio facendo la guerra può ammazzare qualche parente o qualche amico straniero. Per me le guerre si dovrebbero fermare perché così non ci sarebbero più morti e nessuno feriti. Le case non verrebbero più distrutte e non ci sarebbero più bombardamenti. Sono uno di quelli che vorrebbe fermare la guerra a tutti i costi. Per me è importante fermare le guerre perché alcune persone si possono fermare e gente innocente può morire. C'è gente che deve trasferirsi in altri paesi dopo quando si ritrova là non riesce a vivere bene. E poi c'è la gente che va in guerra e muore ingiustamente perché è obbligato ad andarci. È meglio fare la pace perché ci riunisce e ci fa voler bene. È importante fermare le guerre perché tante persone possono separarsi dagli amici più cari oppure dalle proprie famiglie. Per esempio, alcune persone, proprio a causa della guerra, devono andare a vivere in altri paesi. Sarebbe meglio chiedere ad altri stati di fare le alleanze e di unirsi. È importante fermare la guerra perché potrebbero morire molte persone innocenti e perché potresti distruggere case e paesi di persone che non c'entrano niente con la guerra. E poi in quei posti dopo un po' di tempo non esisteranno più neanche animali. È importante fermare la guerra perché tante persone muoiono e le persone rimangono senza casa. È importante fermare la guerra perché così le persone possono passare una vita felice. È importante fermare le guerre perché altrimenti muoiono tante persone. E se uccidi una persona hai perso l'opportunità di fare delle buone azioni. E soprattutto hai
hai fatto perdere l'opportunità a quella persona di vivere delle belle e brutte esperienze. Quindi smettiamo di fare la guerra e incominciamo a fare un po' la pace. Tutti dovremmo fermare le guerre perché potrebbero causare dei disastri e potrebbero far morire altre persone. Quindi dobbiamo fermarle, dobbiamo farci anche coraggio per dire alle autorità di fermarle, così almeno non morirebbero altre persone. Forse le autorità non accetterebbero, però dobbiamo provarci. È importante fermare la guerra perché altrimenti muoiono molte persone, gli ambienti vengono distrutti e le persone sono costrette ad andare via nei posti in cui abitano. Secondo me, invece che fare la guerra, si potrebbero fare degli scambi.